Allora, e poi non si apre la porta famosa della cantina di Cinocchiato. Allora, gli applausi, un ringraziamento, un applauso, a mio giudizio, va a tutti noi, a tutti voi. Rocco, Rosanna, la mia famiglia, a voi amici che ho avuto il piacere in questa avventura di conoscervi. Vi assicuro che per quanto mi riguarda c'è una tristezza per una vita, per una situazione, però sembra paradossale, per cui in questa occasione lo dico a bassa voce, in qualche maniera ringrazio il terremoto, perché mi ha dato la possibilità di conoscere ognuno di voi speciale. Per me voi dite simpaticamente che sono il capitano, per me invece un applauso va a tutti voi generali, Marco, Stefano, Rocco e coloro che hanno contribuito non solo a questo conoscerci e diventare amici, perché di fatto siamo così, non ci conosciamo tutti perché abbiamo vissuto ognuno il nostro periodo, però è una stranezza o una bellezza inaudita, siamo qua. Cos'è che ci lega oltre l'amicizia? Che tutti per qualche motivo è passato in quella cucina, che poi l'esperienza sia stata per una condizione drammatica, credo che sia, che non me ne vogliono, un po' secondario. Allora un ringraziamento veramente a chi ha permesso, a chi mi ha contribuito di sbagliare, di non giudicarmi, di farmi capire molte cose, di scoprire l'amicizia, per me che mi sento giovane, vecchio, un po' tutto. È una cosa meravigliosa, perché i media, e poi che concludo, fanno cose brutture della vita, che purtroppo è una realtà anche quella, ma si dimenticano che in mezzo a tante brutture c'è una bellezza inaudita. Vi considero veramente come i miei fratelli e sorelle, vi voglio bene, grazie di essere qui per questa cosa.